Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Conoscere i funghi. Al mio fianco Fabio Padovan, micologo. Oggi di che cosa parliamo? Oggi parliamo di un funghetto che è abbastanza diffuso sui nostri boschi, che si chiama Clitopilus prunulus. È un fungo, diciamo, di dimensioni medio-piccole, va dai 2-3 cm di diametro fino al massimo 5-6 cm, ma raramente si trovano così grandi, e è da conoscere attentamente perché è possibile, si tratta di un fungo commestibile, però è possibile confonderlo con clitocibi bianche velenose, quindi è bene conoscerne bene i caratteri. Ok. Ci avviciniamo, vediamo un attimo come si presenta. La superficie del capello è una superficie asciutta che varia di colore dal bianco candido, come in alcuni esemplari, al bianco grigiastro, leggermente bruniccio, bruno nocciola in alcuni esemplari. La superficie, come ho detto, è asciutta e quasi finemente vellutata. Le lamelle che troviamo sotto sono lamelle abbastanza fitte, un po' decorrenti sul gambo, ed hanno la particolarità di diventare rosa, quindi di assumere tonalità rosate nei funghi maturi. Qua si vede in questo esemplare che le lamelle hanno assunto una colorazione rosata. Il gambo è piuttosto corto, normalmente un po' ricurvo, non sempre rettilineo, leggermente clavato in alcuni esemplari, e presenta una base con un micelio biancastro. La carne di questo fungo è una carne estremamente soffice, fragile, infatti si rompe con estrema facilità, si vede che è una carne bianca, e se noi proviamo ad annusare l'odore di questo fungo, se percepiamo un netto odore di farina fresca. Posso farti una domanda? Sì. È vero che questo fungo è conosciuto anche con il nome di spia del porcino? È vero che questo fungo è chiamato anche spia del porcino, qui da noi spia della brisa, perché? Perché ha le stesse esigenze ecologiche dei porcini, quindi spesso si trova questo fungo nello stesso luogo dove crescono anche i porcini, per questo è chiamato spia del porcino. Noi possiamo confermarlo oggi? Lo possiamo confermare. Però, vabbè, ce lo teniamo per noi. Allora, sì, ormai questo è il nostro segreto. Noi e di quelli che guardano la TV e YouTube. Vabbè, anche per oggi è davvero tutto. Grazie per averci seguito. Conoscere i funghi, dicevamo, è anche su YouTube all'indirizzo 10 Elode Produzioni, il nostro canale.